Potti, la cena è pronta! Potti! Potti! È strano, di solito corre come un razzo. Potti! Potti, la cena! Potti? Potti? No! Non è possibile! Ma chi t'ha messo qua dentro? Ma cosa t'hanno fatto, povero amore? Tana Potti, ho vinto io! Tana Potti, ho vinto io! Tana Potti? Chi ha messo Potti qui dentro? Io! Ma non dovevate farlo! Rischia di morire soffocato, non fate mai più una cosa del genere, chiaro? Ma era un gioco! Era un gioco cretino! E adesso filate a fare i compiti, forza! Ma Camilla! Niente ma, filate! Che danno. Cavolo! Ah, Gaetano, quando arrivi, eh? Ti sbrighi? Cosa stai facendo? Sono pronto, devo scattare un paio di foto. Vedo la maglietta, è come se l'avessero strattonata. Sì, e sul corpo ci sono evidenti segni di colluttazione. Qui non ho trovato nessuna traccia. Dottor, si chiamava Danca Coiocaro, 22 anni, di nazionalità rumena. Abitava qui dai Bertani e lavorava come golf. Golf? Collaboratrice domestica. Golf, si chiama Golf. Tutto regolare, commissario. Contratto di lavoro, permesso di soggiorno, abbiamo controllato tutto. E questo avvocato Bertani chi è? Uno importante, un uomo d'affari. Pare che sia l'amministratore delegato di parecchie società. E dottore, la ragazza quando è morta? Da circa un'ora. Probabilmente è caduta all'indietro, urtando contro il piano del camino. Che c'è? Il tunnel carpale. Tunnel carpale. Auguri. Dottor, la porta e le finestre non presentano segni di effrazione. E la figlia di Bertani dice che secondo lei non manca nessun oggetto di valore. Niente rapina allora? No. Qui la cosa si complica. Commissario, è pensare che l'oroscopo di oggi diceva che avrei fatto tardi. Per un incontro galante però. Piccolo, non perdere le speranze. La giornata è ancora lunga. Io però devo fare una telefonata di lavoro. Commissario, la figlia di Bertani si è calmata. Se vuole parlarle è di là in camera da letto. Camilla! Mio zio non è mai puntuale, ha già mezz'ora di ritardo. Sì, lo so. Noi i compiti li abbiamo finiti. Sì, lo so. E cosa facciamo adesso? Torniamo a giocare a nascondino? No, a nascondino no. Aiutatemi a fare gli gnocchi. Gli gnocchi? E come si fanno? Intanto lavatevi le mani, che qui bisogna impastare. Prima io? No, prima Sarà io. Sarà stata una buona idea. Io sono ospite, quindi mi lavo prima io. No. Quindi verso mezzogiorno lei è andata in biblioteca a studiare e non più tardi delle 5:30 è andata nel parco a correre. Sì. E dopo un po' mi ha chiamato la portiera al cellulare. Sushi era scappata e lei voleva riportarla, ma da noi nessuno l'aveva aperto. Però aveva sentito dei rumori dietro la porta. E si ricorda a che ora erano? Non di preciso, ma quando sono arrivata qui era il tramonto. Va bene, continui. Ho chiesto alla portiera di salire con me in casa. Danca era lì, per terra, immobile, con gli occhi aperti. Quando è l'ultima volta che l'ha vista? La mattina, prima di uscire. Oggi era la sua giornata libera. Noi non parlavamo tanto, ma io non riesco ancora a crederci. Voi scoprirete cosa le è successo, vero? Lo spero tanto. Signorina Bertani, ha avvertito i suoi genitori? Papà. Era a Milano per lavoro e sta già rientrando. E sua madre? Non l'ho ancora chiamata. È nella nostra villa in Toscana e negli ultimi tempi soffre di nervi. Non volevo che si agitasse. Va bene. Per il momento è tutto. L'ispettrice Ferrari resterà con lei fino all'arrivo di suo padre. E come sa, dovrete lasciare l'appartamento per un po'. Dottor, nella stanza della vittima il letto è sfatto e in mezzo alle lenzuola abbiamo trovato questo. È un capello nero. Danca però era bionda. Questo significa che dentro al letto ci stava qualcun altro. Falli esaminare dalla scientifica, io devo fare una telefonata. Ehi, questi due come sono mosci. Allora i tuoi? Tutti storti e bitorzoluti. Sì. Secondo me fanno schifo. Questo deve essere Gaetano. Continuate a tagliare e non litigate, per favore. Torno subito. Da quello gnocco? Ma quale? Quello.
sei pazzo? Gaetano, sei per chiedermi di tenerti ancora Nino? La risposta è no. Sì, ho capito, ma io qui non ce la faccio più. Sbrigati. Parlavi con me? Anche per... No, non ti ho sentito arrivare. Ti sei fatto sentire? Ti ho fatto sentire? Ho aperto con le chiavi. Devo suonare il campanello con una banda. No, no, ti faccio vedere io. Ragazzi, per favore, basta. Fermati. Mamma, mi dispiace. Oh, scusa. Va bene così. Ero passato giusto per prendere un po' di biancheria, qualcosa di emergenza, visto che ormai dormo stabilmente allo studio. La mia schiena su quel divano se n'è accorta, non è che... E guarda che sei stato tu a proporre la pausa di riflessione, non io. Io l'ho proposta, tu però l'hai accettata, non è che l'hai rifiutata, come se non ti sembrasse vero, che finalmente... Non è assolutamente così, e questo è falso. Ma che vuol dire, che non sei d'accordo sulla pausa, sulla riflessione? No, no, io sono d'accordo sia sulla pausa che sulla riflessione. Beh, allora tutto a posto, tutto... Sì, va bene così. Se posso dire una cosa. Mi cambierei la cravatta perché è sporca. Adesso non c'ho tempo, c'ho da fare, me la smacchio con qualche cosa. Vabbè. Speriamo che si tolga. Ragazzi, dove siete? Vabbè, eppure questa è sistemata. Sì. Mamma mia, che... Ma che ora è? Passate le 10. Ah, è per questo che ho tanta fame. Vabbè. Senti, visto che pure tu sei single, perché non vieni a cena con me? Io non è che sono single, sono momentaneamente single in pausa di riflessione. Ma che hai fatto sta cravatta? Ma niente. Sì, ma quali erano i più buoni? Li assaggiati tutti e due? I miei, vero? No, tutti i miei. Tutti e due, erano buoni tutti e due. Anzi, buonissimi. La piantate ora? Senti Camilla, non è che domani potresti andare a riprendermi Nino? Ho capito, ma Roberta lavora, io a quell'ora devo andare alla scientifica. Alla polizia scientifica? Come in TV? Mi piacerebbe tanto andarci. Sì, anche a me. Allora facciamo così, io domani li vado a prendere a scuola, poi veniamo tutti da te, così loro vedono questa benedetta scientifica e soprattutto non mi distruggono casa. D'accordo, d'accordo. Andiamo. Ma questa tua nuova indagine... Chi è che? Ma una ragazza rumena che lavorava come golf a casa di gente molto ricca. Altro non so, non posso e soprattutto non voglio dirti. Ciao. Te ne pentirai. Ciao. Ingrato. Magari cerca di non esagerare, che è meglio mantenersi leggeri la sera. Senti, ma se invita un paio di amichette, dai, ci vieni a cena. Beh, non ho detto che sto in pausa di riflessione. Se uno sta in pausa di riflessione, che fa? Riflette. Sì, Renza, hai detto che sta in pausa di riflessione, mica in clausura. Sì, non ho capito. Ma lo sai com'è, io... Dai, vieni, muoviti. Attento. Buonasera. 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 Zio, ti ho salutato. Chi? Io? Ah, buonasera architetto, stiamo giusto venendo da casa mia. Da casa sua, sì, sì. Gran bella casa, complimenti, gran gusto. Grazie. Arrivederci. Andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Cena. Sì. Andate. Uno va a cena, un altro c'è andato già. Mi faccio pure il problema, la pausa di riflessione, devo riflettere. Che fai, parli da solo? No, stavo ripensando una cosa. E questi? Così non mangi le schifezze mentre lavori. Chi è che mangia le schifezze mentre... Che profumino però. Ma è stata un'idea della mamma? No, mia. Io li ho preparati e lei li ha cucinati. Vedrai che buoni. Altro che quelli di Nino. Sì, sì, c'hanno proprio un bell'aspetto invitante. Grazie. Grazie tesoro. E ringrazio anche... La mamma? La mamma, appunto, sì. Sì, sì. E mi ha fatto partecipare a questa bella cena allargata. E allora, Leopardi, le opere sono dunque le poesie, l'infinito. Che è sempre una poesia. Sì, certo. E poi ha scritto la...
Lo zio Baldoni. Lo zio Baldoni? Ah no, lo Zabaglione. Lo Zabaglione? Ma che dici? Lo zio Baldoni. Più o meno secondo te che ha scritto? L'Odissea o la Fricassea? Ma quale Omero? Giacomo preferisce Ludovico Arrosto. Ragazzi, per favore. Giacomo, è meglio che tu vada al posto. Forse è meglio che torni quando la sai, no? Perché na, sapevo. Ma che adesso vuole pure la Fricassea? Dai, non fare così. Smettila. Prendete l'antologia a pagina 718. Ma mi dici perché te la prendi tanto? Non ho fatto niente. Era una brava ragazza. Era una gatta morta. E sono sicura che si portava i suoi amichetti qui, di nascosto, a casa. Vostra figlia sostiene che Danka voleva tornare in Romania. Sì, e mi aveva già dato il preavviso. Ma non mi ha mai spiegato il motivo della sua decisione. Scusate. Evidentemente, ispettore, può venire? Non si trovava più tanto bene qui da noi. Un'ultima domanda. Il pomeriggio del delitto, lei, avvocato, si trovava a Milano, mentre la signora sostiene di non essersi mossa dalla villa in Toscana. Commissario, confermiamo entrambe le dichiarazioni. E noi le verificheremo al più presto. Dottor, abbiamo trovato il cellulare della vittima. Stava sotto una poltrona. Sicuramente gli è scivolato quando è caduta per terra. Bene. Adesso potremo tornare a casa? Sì, da questo momento sì. Prof, ce l'ha un attimo? Sì. Certo, Sara, eri un po' distratta oggi in classe, vero? Sì, io e Alex ci siamo messi insieme. Certo, non l'avrei potuto neanche immaginare, viste le facce che vi facevate oggi. Prof, ma secondo lei Alex è uno che racconta balle? Conosci qualcuno che non ne ha mai raccontate? Però ieri pomeriggio volevo andare al cinema, ma lui mi ha detto di no perché doveva accompagnare il padre a vedere l'Inter. Ma è possibile? Sì, peccato che ieri l'Inter non giocava proprio. Ah. L'ho scoperto stamattina. E lui cosa ha detto? Ha detto che il padre si era sbagliato, ma ormai aveva preso il pomeriggio libero e l'ha accompagnato a comprare delle scarpe. Vabbè, andiamo al sodo. Hai qualche sospetto? Prima di me Alex stava con una ragazza che gli piaceva molto. Magari si sono rivisti. E tu la conosci questa ragazza? No, non mi ha mai detto come si chiama. Forse perché un po' si vergogna. Lei è una ragazza rumena, una che va a servizio. Una ragazza rumena? Ah, Sara, non dargli l'assillo, stai calma e vedrai che tutto si aggiusta. Ma a te Alex piace veramente o è una cosa così? Prof, lo amo da morire. Che bello. Che ci possiamo giocare. Ragazzi, mi raccomando, non toccate niente, eh? Sì, sì, sì. Ma i tuoi, quando se ne mettono insieme? Boh. Mio padre è messo giù dallo studio, ma secondo me è tutta scena. Dici che non si sono mai mollati? Forse sì, ma per finta, così non si annoiano. Ah, Camilla, scusa il ritardo, ma non riescono a scaricare delle foto da un cellulare. Quale cellulare? Quello della ragazza rumena? Camilla, senti, il bar nostro è qua vicino, vogliamo andarci a prendere qualcosa? Volentieri, ma loro... Dai, prova a vedere se appare qualcosa. Loro... Questa è una mappa di colori di tutte le scuole. Tore e Piccolo saranno ben felici di accompagnare i ragazzi per il laboratorio, non è vero? Se sono felici. Ok, andiamo. Dottor, ma... Sono là, guarda. Ah, ci stanno due nuovi poliziotti. Salve, colleghi. Sputa e Rospo, siete in alto mare con le indagini? No, no, le indagini non c'entrano niente. Due vermouth. Grazie. Prego. Grazie, Mario. Prego. Si tratta di un consiglio di carattere privato. Ah, stiamo parlando di Roberta, allora. Il fatto è che da quando è tornata non mi parla più del matrimonio. E io invece di essere contento sono turbato, ma molto turbato. E non so più che fare. Gli scienziati hanno spesso studiato questo fenomeno. Si chiama sindrome del gambero. Appena ci voltano le spalle, anziché tirare dritto, torniamo sui nostri passi. Non ho capito il nesso tra il matrimonio e il gambero, comunque. Se una donna vi chiede un impegno, voi vi sentite soffocare. Se però smette, allora vi fate subito la domanda: mi amerà ancora? E scatta la paranoia del non so che fare. Eh sì, vabbè, ma se tu fossi al posto mio, glielo chiederesti a Roberta di sposarti? Ma è una domanda difficile, glielo chiederei... Sì, penso che glielo chiederei. Così passeresti alla seconda paranoia. Cioè? Che cosa risponderà? Ma credo che nel tuo caso questa fase durerà molto poco. Perché mi dici questo? Perché è la verità. Non sai quante donne ti vorrebbero sposare. C'è una sola donna che mi interessa. Ah, sì? Sì. A me invece interessa avere qualche notizia sul torbido omicidio di cui parlano i giornali. Più che torbido potrebbe essere passionale. Ah, quindi Cherchez l'homme.
E lo cerchi dentro o fuori casa Bertani? Diciamo che la signora Bertani è una donna malata di nervi, molto gelosa. Il marito invece è un affascinante uomo d'affari, con i capelli brizzolati. E Danka indubbiamente era una ragazza molto, molto bella. Ah, quindi un triangolo pericoloso. Perché mi hai detto che ha i capelli brizzolati? Basta così, prof. Andiamo a recuperare i bambini prima che smontino l'intero reparto. Buona idea. E quello cos'è? È una luce che serve per evidenziare le impronte digitali. E questo? No, no, aspetta, non toccare. Devi essere contento, così ti abitui a fare il padre. Allora sono stati bravi? Ah, bravissimi, non hanno toccato niente. Stavo per chiamarla. Finalmente siamo riusciti a scaricare le fotografie dal cellulare della rumena. Eccole qua, tutte scattate in una discoteca, il sesto senso. Grazie, piccolo. Non apri? È un momento. No, perché qui dentro ci potrebbe essere il tuo killer, eh? Io ho un fiuto particolare per scovare gli assassini. Potremmo dire un sesto senso. Questa macchina qua invece serve per sterilizzare. Noi infatti ci mettiamo dentro l'agente piccolo. Davvero? Ma no, scherza. Non lo so, si scherza. Davvero, ispettore Torre? Vabbè, questa volta lo grazia. Ah, ecco qua dei capelli neri. Secondo te Basco Rosso ce l'ha la faccia da assassino? Oddio. Che c'è? No, no, niente. Non avevo mai visto una foto della... La ragazza rumena era molto giovane. E questo cos'è? No, quella è roba che non si tocca! Ma che avete fatto? Chi è stato? Io. No, dottor, sono stato io che gli ho detto che ci poteva giocare perché è roba che non ci serve. Perché fai quella faccia? Prima eri tanto di buon umore. Prima non avevate fatto quella strage di provette. Mica l'abbiamo fatta apposta. E poi hanno detto che dentro non c'era niente di importante. Ci mancava solo quello. Comunque sono preoccupata per un mio allievo. È malato? No. Va male a scuola? No, no. Oddio, non è un genio, insomma, non è neanche un disastro. Allora ha combinato qualcosa? Speriamo di no. Barista della discoteca Sesto Senso non sa chi siano i ragazzi, ma si ricorda benissimo della foto perché l'ha scattato lui stesso. E perché? Gliel'ha chiesto Danka. E dice che quando hanno scattato la foto, la ragazza voleva baciare il ragazzo col basco rosso, ma lui non ha voluto. E si ricorda per caso quando è stato? È stata la sera che c'era il DJ Sandokan, che però è un nome d'arte perché lui si chiama Lorenzo Termine. È uno molto emergente, molto forte. Esattamente tre sere fa, dottor. Tre sere fa, vale a dire due giorni prima dell'omicidio di Danka. Esatto. Il che fa del ragazzo col basco rosso un indiziato ideale. Se lo dite voi. E Torre, quando è che un uomo capisce che è arrivato il momento di sposarsi? Dottor, io se stavo nei panni vostri già stavo in viaggio di nozze. Ma come voi avete una fidanzata bella, giovane, ricca e magari che vi ama pure. Anzi, sicuramente che vi ama, sennò perché vi sposavate? Sai di che cosa avrei bisogno ora? No. Di una bella partita a calcio balillo. Non c'è niente di meglio per riordinare le idee. E dove lo troviamo un po' il calcio balillo? Infatti mi tengo le mie idee confuse. Ah, Alex non c'è? Non importa, gliene parlo domani. Grazie, signora Martinelli. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Sì, lo so. Avrei dovuto dirlo subito a Gaetano che lo conosco, lo so. Glielo dirò. Però prima voglio parlare con Alex. C'è anche quella storia della fidanzata rumena di cui mi ha parlato Sara. Però magari è solo una coincidenza, eh? È vero che Alex è un po' fanfarone, però è un ragazzo solare, un ragazzo per bene. Hai ragione, in questo periodo è cupo, è nervoso. Ma non può essere solo perché ha litigato con la ragazza. Poti, scusa, io ti stavo parlando, il dialogo è importante, eh? Oi, Totti, bello. Oh, ma che stavi preoccupato? T'abbandono mica io, eh? Non t'abbandono. Lo so, un periodo un po' difficile, ma la passeggiatina è sacra. Questo fatto che l'amore non è bello se non il litigare non mi è mai piaciuto. Non sopporto di litigare con la mia ragazza, non mi piace. Sì, hai ragione. Adesso andiamo. Ciao.
Ero passato a prendere un botti per la passeggiatina. E come ti trovi a dormire sul divano letto? No, insomma, non è proprio il massimo per la schiena, cioè quella cosa. Infatti dicevo, se per caso, non so, magari potremmo qualche volta. Potremmo cosa? Niente, potremmo comprare un materasso nuovo. Beh, allora a questo punto meglio un divano nuovo, se almeno rinnoviamo anno dopo anno. Grazie per gli gnocchi, davvero buoni. Immagino che li avrà anche apprezzati qualche altro ospite. Gaetano? Guarda, ne ha assaggiati due al volo perché era venuto solo a prendere Nino, quindi... Certo, quello poi uno venendo a prendere Nino al volo... Poi ti vuole uscire, sai? Anch'io. Andiamo, Botti. Eccoci qua, eccoci qua. Andiamo a fare la passeggiatina, che è meglio, va? Facendo? Tu che dici? Tu mi tenti, donna, ma questa è l'ora in cui un uomo deve andare a lavorare. Stanotte ho sognato che ci sposavamo. Tu avevi il tight e ti stava benissimo. Io avevo un abito bianco con lo strascico. Però avevamo voglia di toglierceli il prima possibile. Il tight e lo strascico. Ma era solo un sogno, non ti preoccupare. Quindi se adesso ti chiedessi di sposarmi, mi diresti di no? Beh, dovresti correre il rischio per saperlo. Ma non sei obbligato a farlo. E infatti non sono obbligato a farlo. Signorina Roberta Marsili, vuoi prendere il qui presente Gaetano Verardi come legittimo sposo? Sì, lo voglio, ma quando? Beh, intanto questa è una proposta ufficiale, mi sembra abbastanza significativo, no? Il quando si vedrà. Amore, ma il quando è molto importante. Quando? Presto. Tutto bene? Sì. Questo... Non è che è la mia presenza che te lo fa andare di traverso. Ma no, è questo. Prenditi questo, le ho prese apposta. Lo zucchero a velo. Oh. Ah, lo zucchero a velo, eh. La prossima volta li porto solo a te. Alla mamma vanno di traverso, a te invece piacciono, sì? A me piacciono tanto, papà. Anche con lo zucchero a velo. A me piacciono tantissimo, eh. Ah, ma hanno sbagliato numero. Ma è sempre tardi, al mattino è sempre tardi. Ma una volta che uno dice, ah, è presto, possiamo restare. Invece è tardi e dobbiamo andare. È tardi e dobbiamo andare. Dai, se lo sbrigate. Ciao. Ciao. Ciao, mamma. Ciao, amore. Ma la colazione l'avevi finita? Sì, papà. Allora possiamo andare. Dai. Saluta Zuccotto. Chi? Tu saluta. Ciao, Zuccotto. Aspetto. Se mi ha chiamato a quest'ora vuol dire che ha qualcosa di importante da dirmi. Dovrò passare in commissariato. Caso Danca Koyukaru. Buongiorno, dottor. Buongiorno, Torre. No, la signorina Bertani è già arrivata. Che faccio, la faccio entrare?
Allora è fatta, La marcia verso l'altare è iniziata. Allora è vero, vi sposate! Parla piano! E qua? Parla piano! Prego. Si accomodi. Signorina, io vengo subito al dunque. La portiera conferma la sua versione, però sostiene che la sera del delitto lei è tornata a casa a bordo di un'auto sportiva. È vero, sì. Mi ha accompagnata Fabrizio Rolandi, il mio ragazzo. Era venuto a correre con me e non ve l'ho detto perché non voglio che lo sappiano i miei. E per quale motivo? Un albero. Cioè, le radici di un albero della casa di campagna dei Rolandi che sta rovinando il muro della nostra. Gaetano, scusa se prima non ti ho... Allora, non è il momento, mi metto qua. Prego, prego, accomodi. La prego, facciamo presto. Ho un esame all'università fra un'ora. Quindi lei diceva che i suoi genitori e quelli del suo ragazzo sono in lite per una questione di vicinato? No, non è che litigano. Si odiano proprio. Se anche solo sapessero che ci frequentiamo, succederebbe il finimondo. Signorina Eva, lei in che rapporti era con Danka? Nessuno, gliel'ho detto. Che rapporto potevo avere con una della mia età che mi puliva casa e a cui mia madre faceva vedere i sorci verdi dalla mattina alla sera? Lavorava tutto il giorno, cioè non ci parlavamo quasi. Forse però conosce questo ragazzo con il basco rosso. No, mai visto. Ma non dirà ai miei di Fabrizio, vero? Certo che questo fatto dei Bertani e dei Rolandi sembra un poco la storia dei Montecchi e Cappelletti. No, Torre, Montecchi e Capuleti. Comunque è tutta da verificare. Ah, a proposito di storie d'amore, posso dare la grande notizia? Quale grande notizia? No, niente. Piccolo? Piccolo? Tutto fatto? Quale notizia? No, questa mattina volevo parlarti. Che facciamo, ci vediamo alle 13:30 al nostro bar? Certo, va bene. Ciao. Prima porta a destra. Ci sono novità sugli alibi dei Bertani? L'avvocato era effettivamente a Milano, ma non c'è conferma che la signora sia rimasta tutto il pomeriggio nella loro villa. Verificate i suoi spostamenti attraverso il telefonino. Dottor, ma che ho parlato troppo? Tu zitto mai, Che è successo, ispettore? Mi sa che ho parlato troppo. Andate in classe, forza! Andate in classe, su, su! La conoscevi, vero? No. Beh, sì. Insomma, di vista. Ecco, siccome te lo chiederà anche la polizia, è meglio se perfezioni la tua risposta. La polizia? E lei come? Alex, la conoscevi quella ragazza o no? Siamo state fidanzate. Ecco, lo sapevo. Adesso ti dico esattamente quello che faremo. Mario, che c'hai? Ti vedo un po' pallido. Commissario, una litigata con mia moglie che mi ha bloccato la digestione. Beato a lei che scapolo. E che pallido così non diventerà mai. Eccolo, ci sta aspettando. Scusa, Ciao. Ciao. E lui chi è? Mi sembra di averlo già visto. Ho conosciuto Danko un anno fa, appena arrivato in Italia. Era allegra, piena di speranze. Ci siamo messi subito insieme. Dopo qualche mese però ho cominciato ad uscire anche con Sara Guidi, la più carina della classe. Una che non credevo si sarebbe accorta di me. E invece... Ma Danka è venuta a saperlo e ti ha lasciato. Più o meno. Comunque non l'aveva presa troppo male. Per un po' ci siamo pure telefonati. Poi un bel giorno l'hai ritrovata. Che questa musica mi penetri le ossa! Saranno stati 4 mesi che non la sentivo. E quella sera eravamo in 4. Io, Guglielmo, Giulia, che è una fanatica del DJ Sandokan. Dai, Giulia, vieni a ballare. E naturalmente c'era pure Sara. Ciao, Sandokan! Sparatevi questo ritmo nel sangue! Danka l'ha notata subito. Non l'avevo mai vista così depressa. Ciao! Quanto tempo. Ciao. Come te la passi? Uguale. Una merda. Mi ha detto che le cose in Italia non andavano e che voleva tornare in Romania. Poi abbiamo preso qualcosa da bere e un po' si è rilassata. Perché non ci facciamo una bella foto ricordo? Ok. Giovanni, ci fai una foto con il cellulare? Certo. Vero? Sorridete. Avevo paura che Sara mi vedesse, ma avrei anche voluto baciare Danka. Perché non ci vediamo qualche volta? Guarda, veramente non è il caso. Scusami, ma ora devo andare. E sono andato via. Ehi, c'è una festa qui! Sì, andiamo, dai! Dov'eri il pomeriggio in cui Danka è morta?
Ero a casa a studiare fino a sera. Qualcuno può confermarlo? Non lo so, i miei sono usciti, sono tornati dopo cena, verso le 11. Prof, mi scusi, ho finito le sigarette. Potrei andare a comprarle? Ma certo. Grazie. Ehi, Sesto Senso. C'è qualcosa che non ti convince? No, perché? Comunque il tuo Alex non ha un alibi. Danca è morta tra le 6 e le 7, poi è Bruno. E l'unica cosa che avete è un capello nero, lo so. Sì, però Alex non c'entra niente. E la prova è che è venuto qui spontaneamente, no? E devo dirti che non era neppure il momento giusto, visto che devo parlarti di una cosa. Ah, spero che non sia niente di urgente, perché per portare Alex qui ho dovuto chiedere un permesso al preside, quindi adesso devo tornare a scuola. No, no, niente di urgente, non... Sei diventato tutto rosso. Riguarda la cosa che devi dirmi. Io, rosso? No, 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 tranquilla, niente di urgente. Ok, ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Andiamo. Margherita, vieni a pulire questo tavolo. Mario. Mi dica, commissario. Ma che, mi vedi rosso? Sì, io so pallido e lei è rosso. E tutti e due abbiamo una buona ragione. Mi spieghi come mai ho la netta sensazione che tu neppure stavolta abbia detto la verità su quel pomeriggio? Come sarebbe neppure stavolta? Ma pare che tu abbia raccontato a Sara un sacco di bugie riguardo partite di calcio inesistenti, shopping con tuo padre. A lei piacciono i film coreani sottotitolati in inglese, prof? Oddio, dipende, diciamo che tendo a evitarli, ma... Bene, anche io. Anche a costo di far arrabbiare la più carina della classe. Ah, perché Sara voleva vedere... Esatto, io però sono proprio cotto di lei. Io arrivo anche a capire che tu possa aver mentito a lei, ma perché al commissario? Ma che volete tutti da me? Sara, la polizia, ora pure lei. Non avrò l'aria affidabile, magari sono pure un po' sfigato. Ma non ho fatto niente di male, a nessuno. Che cosa vogliano gli altri da te, io non lo so. Io vorrei solo aiutarti. Sì, mi scusi, ha ragione. Sì, purtroppo le cose stanno come ha detto Eva. Informarli adesso della nostra relazione vorrebbe dire scatenare un inferno. Conto sulla vostra discrezione. Però prima o poi il problema dovrete affrontarlo, no? Appena finita l'università io e Eva ci sposiamo e li mettiamo davanti al fatto compiuto. Abbia pazienza, signor Landi. Ma lei è troppo giovane per sposarsi. Ma che vuol dire, Picco? Se uno ha deciso di sposarsi, ha deciso. Che importa come e quando? Il matrimonio è una cosa importante. Ma te stai zitto. La ringrazio, signor Orlando. Grazie a lei. Le faccio tanti auguri. Grazie. Piccolo. Subito, commissario. Buongiorno. Dottore, a proposito di matrimonio, per il vostro avete deciso? Sì. 3-4 mesi? Prima. Un mese, 3 settimane? Prima. Ma prima quando? È sabato prossimo. Sabato che viene? È sabato prossimo, dottore. Fra 5 giorni, dottore. Ma questo non è un matrimonio, questa è una resa incondizionata. Lei non può requisirla, è materiale privato. Appunto. E invece a scuola cosa si porta? Esclusivamente materiale scolastico. Ma cosa c'entra? Lo stava solo facendo vedere ai suoi amici. Sì, però in classe durante le ore di lezione. Senso Baudino, ma lei mi sta dando ragione. È certo che le sto dando ragione, secondo me lei ha ragione. Ma prof, ci sono altri momenti e altri luoghi per vedere i tuoi filmini privati, no? Questo me lo deve restituire, preside. Ma non ci penso neanche. O io vi denuncio tutti. Staremo a vedere. Ma che è successo? Mi hanno sequestrato un DVD. Ma cosa c'è in quel DVD per farla tanto arrabbiare? Giulia che balla. L'ho ripresa io, al Sesto Senso. E soprattutto in quel DVD c'è DJ Sandokan. Lei stravede per quello lì. Ma il Sesto Senso è la discoteca? Certo. E comunque, prof, mi dispiace dirglielo, ma Giulia ha ragione. Sequestrare quel DVD, che senso ha? Che rappresenta? Finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Secondo me c'ha ragione Guglielmo. Ma io non te l'ho chiesto. Voi non ci crederete, ma dovete assolutamente aiutarmi a vedere quel video. Assolutamente scordatelo. Mazzeo non te lo darà mai. Ah, a me no, di sicuro. Ma magari a qualcuno che ha un grande ascendente, carina, bionda, con gli occhi azzurri, magari. Ho capito. Mi immolo per la causa. Vado. Secondo te ce la farà? Ma certo che ce la farà. La ringrazio. Ma sei sicuro? Certo, il suo oroscopo della settimana parla chiaro. Guardi. Prudenza negli affetti ed evitare mosse avventate. Guardi. Ma non voglio vedere niente. C'è scritto. Ma sono tutte sciocchezze, ma lascia perdere, piccolo, davvero. Ma francamente sono d'accordo con lei. Però mia madre dice che certe sciocchezze a volte è meglio seguirle. Ecco. Cos'è che Torre non ci può dire? Commissario, allora, notizia numero 1. Romeo e Giulietta non bleffano. I Bertagni e Rolandi hanno una causa legale che dura da anni. E notizia numero 2. Abbiamo fatto un controllo sul cellulare della signora Bertani. E ci risulta che per un lungo lasso di tempo compatibile con la morte di Danca,
La signora non si trovava nella sua casa di campagna come ci aveva detto, ma stava... Altro! Questa la indovino io. Era vicino al luogo del delitto. Erika, dottor! L'impermeabile torre? Comando! Allora, intanto che sia chiara una cosa. Io ho di meglio da fare che stare appresso a Mazzeo. E poi non è che riesca sempre. Vuoi dire che non hai il DVD? Certo che ce l'ho. E come ci sei riuscita stavolta? Beh, il signor preside deve scrivere un articolo per una rivista specializzata. Il titolo è Il decalogo del buon professore. E allora? E allora ho suggerito la prima regola. Un buon professore deve innanzitutto conoscere i suoi allievi e il loro mondo. Mm-hmm. E per farlo si deve documentare. Anche a costo di usare un video girato in discoteca. Ma va, ma io chissà cosa pensavo. Ma... meglio che vada. Grazie. Sì, è vero. Non ero affatto sicura che mio marito fosse andato davvero a Milano. Per questo sono tornata a Roma, per controllare. Quindi lei sospettava che suo marito ci avesse una relazione con Danka? Mia figlia non mi capisce. Lei è sempre stata dalla parte di suo padre. Certo che sospettavo. È per questo che mi sono ridotta a nascondermi davanti a casa, per spiarli. E cosa ha visto? Ho visto una persona, ma non era mio marito. Amore, sto coso non funziona, me lo risputa. Niente da fare, è rotto. Però potremmo vederlo giù da papà. Ottima idea. Renzo, ci sei? No, che non c'è, uscito con Passarelli. Ah. Amore, accendi la luce. Cos'è? È una discoteca. Ci sono dei miei allievi. E siamo alla discoteca. Wow, ma hai mai visto quello lì che occhiali fighissimi? Si sono orrendi, eh. Quello è Danka. Alex e Sara si sono fidanzati. Alex. Ciao. Ciao, Beppe. Guglielmo. Parli con me stasera. Ma che vuoi? Lasciami stare. Sei proprio una grande stronza. E che ci fa quello in mezzo a tutti sti ragazzi? Che faccia che ha? Beh, mamma, pure quello con gli occhiali con i brillantini non è che sia da meno, eh. Certo, però non ha l'aria di uno che ha commesso un omicidio, no? Ah, siete voi? Che state guardando? Non è che le stai facendo vedere qualcosa che ha a che fare con un vero omicidio? Ma dai, papà, in TV ci sono cose peggiori di queste. Ed è chiaro che la mamma faceva per dire e che non c'è di mezzo nessun omicidio, vero mamma? Andiamo, va? Ciao, papà. Ciao. Vai via così? Non dimentichi nulla? Il corpo del reato lo lasci a me? No, certo. Molto ti dimentichi quanti anni ha, lo sai? Sì? Certo che lo so. Uffa, ma quanto siete infantili! Guarda che cosa ho per te. Ci troverai un tizio dall'aria poco raccomandabile che 2 giorni prima del delitto importunava Danka e discuteva con un certo DJ Sandokan. DJ Sandokan? Oh. Sì, ha fatto delle serate al Sesto Senso. Ah, infatti è lì che è stato girato il video. Però ti prego di farne subito una copia e di ridarmelo, perché lo devo restituire a Susi, che lo deve restituire a Mazzeo, che lo deve restituire all'allieva a cui l'ha sequestrato, se no scatta la denuncia. Agli ordini, professoressa. Senti Camilla, questa volta devo proprio dirtelo. Dirmi cosa? È fatta, gliel'ho chiesto e lei mi ha risposto di sì. Mi stai dicendo che ti sposi? Sì, Roberta ha accettato l'idea di una cerimonia discreta e io ho accettato il fatto che se lei sceglie la data. E quando sarebbe questa data? Sabato prossimo. Sabato prossimo? Ah, beh, presto. D'altronde se hai deciso di fare questo passo, meglio prima che poi. Però adesso devo andare perché fra 20 minuti devo essere in classe. Ciao. Ciao. Le porto un altro caffè, commissario? No, un vermouth. Un vermouth. Doppio.
Lei me lo deve restituire subito o io chiamo la polizia. Abbassi la voce, signorina. Sì, abbasso la voce, ma tiro fuori il codice penale. A proposito, dovrebbe dargli una ripassata, sa? Ecco, preside. Appropriazione indebita. Giulia, riavrai presto il tuo video? Perché non subito? Ma perché sennò non sarebbe servito a niente sequestrarlo. È una punizione. Più striglie, più sarà lunga. E tu metti via quel codice penale. Dai, ragazzi, andate in classe, per favore. La prof ha ragione. Ma che dici? Sei impazzito? Grazie del suo intervento, Baudino. Anche se non capisco cosa c'entri lei col video di... Ho saputo che sta scrivendo un articolo sulle qualità che deve avere un insegnante. Posso permettermi di darle un paio di suggerimenti? Se crede. Beh, intanto un insegnante deve essere coerente. Cioè, se fa delle regole, poi le deve anche far rispettare. E poi non può percorrere sempre le stesse strade. Non può spiegare sempre la stessa lezione ogni anno, no? Vero? Dunque lei deve dare il buon esempio. Se vuole puntualità, non può permettersi di arrivare in ritardo. E mettere anche un po' di soggezione. Non si può essere amici di chi sta al di là della cattedra. E poi spronare i ragazzi perché amano le sfide e vincere. Cioè, sono dei suggerimenti molto interessanti, anche se la pedagogia è un'altra cosa. Comunque grazie, eh? Grazie. Sta prendendo appunti. A dopo. Video molto interessante. Passi da me quando esci? Certo, così magari me lo riprendo. Mi perdoni, professoressa, può salire con noi? Ma per andare dove? Alex. Buongiorno, prof. Avanti, sali, che ti rubo solo qualche minuto. Ah, certo, sì. Si può sapere che succede? Lo chiedo a loro, prof. Ma tutto bene, state tranquilli. Solo bisogno della vostra collaborazione. Ah, a proposito, questo è tuo. Grazie. Grazie a te. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando da lui. È il tizio del video? Sì, Nanucci Remo. Rissa, rapina, ricettazione e spaccio. Nessun omicidio, però. A te dice qualcosa? Sì, l'ho visto in discoteca, dava fastidio a Danke, ma non so chi sia, non lo conosco. Danke faceva uso di droghe? Quando stava con me non interessavano neanche le canne, poi non so, ma non era il tipo. Ecco qua, dottor. Dietro c'è una volante che vi riaccompagnerà a casa. Si può sapere perché mi hai fatto venire fin qui? Per tranquillizzare Alex prima di parlargli del Nanucci. Il pomeriggio del delitto la signora Bertani ha visto rientrare in casa Danka, non in compagnia del marito come si aspettava, ma di un ragazzo con il basco rosso. Oh cavolo, e Alex che dice? No, lui non ne sa ancora niente, ma per il momento mi interessava vedere la sua reazione quando gli ho mostrato la foto. Mi sembrava sincero quando mi ha detto di non conoscerlo. Comunque vi faccio riaccompagnare subito a casa. Lo fai riaccompagnare? Ormai sono venuta fin qui, come minimo mi porti a conoscere sto benedetto Nanucci. No. Sì? No. Sì? Oh mamma. Ha sempre ragione lei, io. Dicevi qualcosa? No. Andiamo. Alex, ci vediamo a scuola. Ho capito, va. Accompagni il ragazzo. Subito, ispettore. Sali. 6 anni fa e raggiungeva i 306 kg. Si presume che in 6 anni abbia buttato qualcosa. È sicuro che non la volete la birra, eh? No? È sicuro, siamo in servizio. No, grazie. E ci vado sì al sesto senso. A Romina gli piace. La fa sentire più giovane. Beh, è giovane. E tu magari concludi qualche affaruccio spacciando. Ma come sa? È da mo' che non c'entro più con la droga. Sono immacolato come Gesù bambino. E se non mi credete, controllate pure. No, no, ma io non ti ho chiesto della droga, ti ho chiesto solamente se conosci una certa Danka Kojugaru. E chi è? Un trans brasiliano? No, è una ragazza rumena. Eccola. Ah, sì, l'ho vista l'altra sera in discoteca. Ma non la conoscevo mica. Però le ha parlato, anzi le dava fastidio. Fastidio? Gli ho chiesto soltanto se voleva bere una cosa con me. E lei non voleva. Nanucci, la ragazza è stata ammazzata.
E due sere prima ti hanno visto litigare al sesto senso con lei e con il DJ che si fa chiamare Sandokan. A commissario, non stiamo a scherzare. Io con Sandokan ce litigo una sera sì e due sere pure. E con quella ragazza ci ho provato perché mi piaceva e perché mi piaceva come ballava. Punto. Ah sì? E la pizza che te sta fanno là ti piace? Ah. Che infame, oh. Tutti uguali gli uomini. Basta che te giri un attimo. Mm. Sa cosa deve fare? Provi a chiedergli di sposarla. Dopodiché gli dice che non lo vuole sposare più. Vedrà come si attacca. Dice che funziona. Mm. E Nanucci, dov'eri lunedì pomeriggio? Lunedì? A vedere le tartarughe, Coromina. Gli piacciono tanto, è vero, Core? Mm-hmm. Impegni? No, perché devono dire la discoteca. Certo. Ehi, che ci fai qui? Non hai riuscito 2 ore fa. Già, e ho recuperato questo. Grazie. Ecco. Scusi. Scusa un secondo. Sì, ciao, grazie. Sara. Scusi se la disturbo ancora, ma insomma io non ci capisco più niente con Alex. Prima mi racconta tutte quelle storie, poi mi dice che mi ama e adesso non si fa più vedere. Ma magari ha avuto dei problemi. Cioè? Lei sa qualcosa? No, io non so assolutamente niente, però faccio delle supposizioni. Ma se gli è successo qualcosa, perché non me lo dice? Adesso, per esempio, dove cavolo è finito? Aveva detto che veniva a prendermi dopo ginnastica. Adesso non ti devi preoccupare. Facciamo così, sto con te e lo aspettiamo insieme, eh? Grazie, prof. "150 invitati, cena in villa, 2 orchestre, fuochi d'artificio." Roberta, non è proprio questo che intendevo come cerimonia discreta. Sì, lo so, amore, però papà ci tiene così tanto e poi cerca di capire. Il matrimonio della sua unica figlia. Poi lui ha un certo nome, una certa immagine. Però è con me che ti stai sposando, con un commissario di polizia, povero di nome e d'immagine. Mettiamola così, per una volta puoi tenere a bada il tuo orgoglio, visto che paga tutto lui. No, papà non paga proprio un bel niente. Ai conti ci pensiamo io e il mio orgoglio. Non ho capito, vuoi che mi metta contro mio padre? È questo quello che vuoi? No, non ho detto questo. Ma io non ho detto questo! Roberto. Sei un mostro! Ma perché fa così? Cosa ho detto? Cosa ho fatto? Chi è? Che vuoi? Tu. Ammazza che donna, l'ho vista uscire. Che grinta. Hai qualcosa di più interessante da dirmi? Certamente. Ci abbiamo il risultato del confronto del DNA tra il capello trovato nel letto di Danca e quello di Alex Martinet. Non so più che fare. Non risponde neanche più al cellulare. Sara! Mi dispiace, ma devi ritornare al commissariato. E questa volta non è un invito. Alex, ma che succede? Alex, se la ami veramente, le devi dire la verità. Ha ragione, prof. Tanto ormai avevo deciso di farlo. Io quel pomeriggio sono andato a letto con Dunk. Lo so che ho sbagliato, ma giuro che non volevo. Stronzo! Sara! Vi raggiungo al commissariato. Sara! Vieni con me. Non puoi farlo, non è regolare. Regolare? Vogliamo parlare di come ti sei procurato il DNA di Alex? Martinelli sarà pure un tuo allievo, ma ha ammesso. Sì, ha ammesso, ma non mi dire che credi all'alibi di Nanucci. Ha mentito e stava intimidendo la sua compagna, dai. Tu lo sai che non posso parlare. Senti, o mi fai assistere all'interrogatorio o faccio un macello. Guai a te se fiati. Avanti, avanti. Dottor, ecco Martinelli. Accomodati. Mettiti seduto. Sa già cosa vogliamo sapere, no? Questa volta però devi dire la verità. Dopo l'incontro in discoteca, Danca mi ha telefonato. Mi ha detto che voleva rivedermi l'ultima volta prima di partire. Che io ero l'unica cosa buona che aveva trovato in Italia. E tu hai accettato? Avevo giurato a me stesso che non sarebbe successo niente. Però stavamo passeggiando. Lei sentiva freddo, così si è stretta a me e mi ha baciato. E allora era sicura che da Bertani non ci fosse nessuno. Voleva farmi ascoltare delle musiche rumene, le sue preferite. Così, beh, insomma, era come un addio. Ad un certo punto abbiamo sentito dei rumori in salotto. Ma chi è? Hai detto che non c'era nessuno. Vado a vedere. Danca ha pensato a dei ladri, così ho preso il cellulare per chiamare la polizia. Ed è andata a vedere.
Ho sentito la voce di un uomo che diceva zitta, zitta. E poi il rumore come di qualcosa che cadeva. Volevo andare a vedere, ma avevo paura di mettere in difficoltà. Così ho aperto solo dopo che ho sentito la porta d'ingresso che si chiudeva. Ho visto lei, stesa a terra. Sono rimasto lì non so quanto. Poi ha suonato il campanello. Dallo spioncino ho visto la portiera con il gatto. Suonava ripetutamente. Io ho aspettato che se ne andasse, ma prima di andare via ho notato qualcosa per terra che brillava. Un paio di occhiali molto vistosi. Gli occhiali coi brillantini sono quelli di Sandokan, il DJ del Sesto Senso. Sono anche nel video. Sono questi gli occhiali? Sì, sì, sono questi. Lo so, sono stato un idiota a non dire niente, ma avevo paura. Avevo paura di Sara, della polizia. Non l'ho uccisa io, commissario. Stai tranquillo, vedrai che si aggiusterà tutto. Adesso bisogna cercare il Nanucci e il DJ Sandokan. Camilla, lo sappiamo noi chi dobbiamo cercare. Quello che hai fatto è molto grave. Tieniti a disposizione. Noi usciamo un attimo. Comandi, dottor. Grazie, prof. Mi dispiace. Dispiace anche a me. Ma avresti dovuto dirmi la verità. E avresti dovuto dirla anche a Sara. Lo so. Ha ragione. Per fare pace con le donne bisogna prenderle di sorpresa. Sì, vabbè, di sorpresa. Come faccio a prenderla di sorpresa? Si è chiusa in camera, non mi vuole parlare. Vai di là, la baci senza lasciarle in tempo di dire niente. Dici? E tu che ne sai? L'ho visto fare in un film, funzionava alla grande. Sembra dei due che ho visto in un film. Però lei aveva anche le fette luce giallo sugli occhi. Questa è l'ultima volta che seguo un consiglio tuo. Come non detto. Vediamo un po' se qui sotto c'è davvero la mia promessa sposa. Amore, adesso vado perché voglio fare due chiacchiere con papà che è salito. Ciao. Buonanotte, mamma. Buonanotte, amore. Renzo, ma lo sai che Nino ha dato un bacio sulla bocca a Livietta? Che dici di Livietta? Ah, sei qui. Che cosa stai facendo? Mettendo a posto da qualche parte dei documenti riservati che mi ha dato Passarelli. Nei miei cassetti? E se sono cose losche? Come cose losche? Camilla, ma puoi passare la tua vita a pensare che il mondo intorno a noi congiuri contro, sia tutto un complotto dappertutto? No, no, non il mondo. Beh, intanto ti faccio presente che Passarelli è il mio socio. E allora perché non si tiene i suoi documenti riservati nei suoi cassetti? Perché ha avuto i ladri, perché sta facendo cambiare il sistema d'allarme sulla cassaforte e soprattutto mi sembra un atto di fiducia nei miei confronti. Io vorrei ricambiarla questa fiducia. La metto nei miei cassetti. Vabbè? È una spiegazione che mi convince fino a un certo punto comunque. Vabbè, lasciamo stare. Però per pochi giorni, eh? Pochi, pochi. Pochissimi. Che... Che dicevi di Livietta? Niente! Simpatica. No, non conosco il tizio e non ho mai visto quegli occhiali. E lei, signora? No, 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 no. E di certo comunque gli occhiali in casa non ci sono. Potreste chiedere alla portiera. Quel giorno è entrata con Eva. Magari è stata lei. La portiera non sa nulla. Se non c'è altro, io vado a prepararmi, esco. Con chi? Adesso che non hai più motivo di essere gelosa di papà, ti metti a controllare me? Come ti permetti di parlarmi con questo tono? Scusa, mamma. Ci vediamo a cena. Arrivederci. 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 Vabbè, sono ragazzi. Reagiscono. Non ci posso credere. Ti dico che è così, è così. Ecco il nostro Romeo che aspetta la sua Giulietta.
Sì, però a me in questa storia di gelosie e di amori contrastati c'è qualcosa che non mi torna. Appunto, domani è mercoledì, non sarebbe il caso di dirlo pure agli altri? Forse c'hai ragione tu. E che ti ha detto il direttore del Sesto Senso? Poco di utile. Era incavolato nero con Sandokan, che gli aveva promesso un'altra serata e poi alla fine è scomparso nel nulla. Ti ha dato il suo cellulare? Dice che non l'ha mai avuto. Però sa dove abita. Quello lo so anch'io. A Monpracem. Vabbè, commissario, sono una battuta, mi scusi. Sarà il caso di fargli una visitina a questo Sandokan? A proposito, un'ultima cosa. Io mi sposo. Ma va? Ma pensa tu! Congratulazioni, commissario. E naturalmente siete tutti invitati. Dottor, io sono stata una tomba. Una tromba? Non puoi farmi questo. Certo che lo faccio. Non sopporto l'idea che tu mi abbia tradita con un'altra. Sara, non è come credi. Io e Duncan non... Smettila, Alex. Almeno abbi il coraggio di dire la verità. Sei un vigliacco. Per questo che ti lascio. No, di vergognarti di casa. Martinelli, ma dove vai? Ma chi ti ha dato il permesso d'uscire? Ah, basta, ma io questo lo sospendo. Ma quale regole bisogna rispettarle? Sì, è vero. Ha ragione sul preside. Però posso darle un consiglio, sempre per il suo articolo. Mi dica. Ecco, un professore deve anche piacere. Cioè, se non fa di tutto per piacere ai suoi studenti, quello che dice non ha valore. E va bene, sulla sospensione per questa volta sopra 6 anni. Grazie. Prego. Bene, e poi? E poi ci siamo fatti aprire dal portiere, solo che nell'appartamento non c'era niente di utile. Sandokan, il suo numero lo dà solamente agli intimi. Però non si sa chi sono questi intimi. Poi non c'ha parenti, non c'ha amici e tantomeno tra i suoi vicini di casa. Bene, una ragione in più per trovarlo, no? E di fretta. Agli ordini. Dai. Che c'è? Vi volevamo chiedere... Sì, insomma, al matrimonio. Come ci dobbiamo vestire? È una cosa molto elegante. Vestitevi come volete, sarà una cerimonia assolutamente informale. Ah, noi è un problema perché Giulietta è molto formosa. Torre, andiamo. Commissario... Dai, te l'ho detto, è sempre la stessa storia, come tutti. Ecco. Gli anni. No, che siccome i soldi per il regalo del commissario li ho anticipati io, no? Allora. No, piccolo, non adesso che siamo operativi. E poi ci abbiamo altro a cui pensare. Ecco, poi ha detto il commissario che per la cerimonia bisogna essere vestiti molto eleganti. Come eleganti? Che è, ma. No, non me li sono fatti ridare ancora i soldi. Senta, signora. Senti, mammi, vedi che ora c'è un problema ancora più grosso. Sì? Alex, quando la pianterai di fare cretinate? Avevi detto che saresti venuto. Infatti sono qui, prof. Ah. Alex, attento! Oddio! Ho visto un pezzo di targa. BH40? BH406HP, prof. Oh, che bravo. Brava lei, mi ha salvato la vita. Ah! Ginocchio! Ah, è rotto! Questo è rotto! Investita da qualcuno che voleva uccidere Alex. Ti aspetto a casa mia. Sbrigati, ti prego. Mamma! Ho trovato la pomata. Grazie, amore, che carina. Ah, non riesco a inviare, non ho più ricarica. Senti, mi vai a prendere per favore quella nuova scheda che c'è nel cassetto della scrivania in studio? Tra un attimo. Prima il massaggio... E poi il messaggio. Va bene, tanto lo riscriverà troppo drammatico. Aia! Scusa, ma papà quando gli faccio massaggi alla schiena dice sempre che la pomata deve penetrare a fondo. E quello è papà. E poi la schiena è diversa dal ginocchio, come devi andare più piano? Eccomi tesoro, sono arrivata. Oddio, ma che botta. Sì. Hai messo il ghiaccio? Sì, l'ho messo, ma l'ho tolto perché mi faceva male. Che posso fare per te? Ah, ti faccio un tè. Ma per... Ah, un tè, sì, grazie, mamma, un tè. Piano, ti prego. Così. Grazie, mamma, di essere venuta subito. Figurati. Alla cena ho pensato io, ho preparato il coniglio che piace tanto a Renzo. Ti ringrazio, ma penso che Renzo stasera non verrà a cena. Puoi scaldarlo domani. E credo che neanche domani verrà a cena. C'è qualcosa nel tuo tono che non mi piace affatto. Premesso che non è il caso di drammatizzare, ci siamo presi una, chiamiamola pausa di riflessione. Me lo sentivo. State divorziando? No.
Chi è che sta divorziando? Nessuno sta divorziando. Oh, che brava, hai trovato la mia scheda. Ah, ma poi te la sei messa la borsa del ghiaccio. Nonna ha tanto insistito. Capisco. Ecco, amore, ti ho preparato una selezione di bomboniere. A te la scelta finale. Tu sei sicura che il sale e il pepe vadano bene? Amore, è solo un ricordo che rimane agli invitati. Se non ti piacciono, li possiamo cambiare. Però gli altri mi sembrano molto azzeccati, non trovi? Roberta, però, io sono il vicequestore. I due barboncini, il bulldog. E allora? Dove li devo mettere i confetti? Nel caricatore di una pistola? Mica sarebbe una cattiva idea. Andiamo avanti. Allora, volevo farti vedere. Qui ci sono i bouquet, altri bouquet e le decorazioni per la chiesa. Che dici, starò spendendo troppo? Scusa, amore. Ma non lo puoi spegnere quel dannato cellulare? Mi serve per lavoro. Amore, dobbiamo ancora decidere il menù. Io ne ho preparati tre, però naturalmente alla fine scegli tu. Hanno tentato di investire Alex, ti prego di chiamarmi. Nino, senti un po', dov'è quel libro tanto importante che ti serve per quella tua ricerca in classe? Non è che l'hai lasciata a casa di Livietta? Quale? Ah sì, l'ho dimenticato lì e adesso mi serve, quindi dobbiamo andare a prenderlo. Ma dove ce l'hai la testa, eh? Dai che ti accompagno. Senti, d'amore, lo devo accompagnare. Scegliamo dopo, eh? Sì. E io gli ho dato un pugno. Shh, parla piano. Stasera la nonna è un po' agitata. Sì, ma quei due cosa stanno facendo in camera da letto? Io ti lascio la macchina. Volevano investirlo, Gaetano, te l'assicuro. Altrimenti perché mi sarei buttata in mezzo alla strada? Cercherò la macchina, mi hai dato pure la targa. Ciao, ciao a tutti. Ciao Andrina. Ciao Renzo. Ciao tesoro. Nino. Oh oh. E metterai Alex sotto scorta. Ah! Oh! Povera. Che male. Buonasera. Salve, ciao. Commissario. Ciao, come stai? Insomma. Che tempestività? È venuto per prendere la denuncia? Però bisognerebbe far qualcosa, perché uno si distrae un attimo e... È confermato che è stato un pirata della strada? Sì, sì, sì. Sì. Sì, un pirata della strada, sì. Guarda lì, guarda lì. E ti è andata bene, Insomma. Bene, adesso me ne vado. Tanto la targa me l'hai data, no? Ciao. Buonasera. Buonasera, piano. Grazie. Sì, 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 sì. Ti spando un po' anche intorno, Ah. Lo so, è brutto, brutto, brutto. Sì, giù, piano. Giù. Non schiaccia. Giù. Male. Adesso un po' meglio. Senti, ma la pausa di riflessione prevede anche l'astinenza? Normalmente sarebbe questa la regola. E si può fare un'eccezione? Volendo, sì. Però noi abbiamo deciso di riflettere e quindi forse è meglio che... riflettiamo ancora un po', eh? Oh, se ti serve qualcosa chiamami, Riflettiamo. La colazione la offro io, perché è grazie a te che abbiamo scoperto che l'auto che stava per investire Alex è intestata a un certo Lorenzo Termine, alias Sandro. Ah, finalmente Alex è scagionato. Evidentemente il DJ ha voluto far fuori il testimone. Ha già confessato? In realtà non riusciamo a trovarlo, però non preoccuparti per Alex, perché è sotto scorta. Ho capito, però che cosa aspettate a trovare sto Sandokan? Cioè, è possibile che... Avessimo almeno il suo cellulare, potremmo localizzarlo. Ma non esiste nessun contratto telefonico intestato al nome suo e poi pare che il suo numero lo desse solo a pochi intimi. Tra l'altro nessuno sa chi siano. Solo a pochi intimi. Ah, a proposito, come sta il tuo ginocchio? La pomata ha fatto effetto? Oh sì, meglio. Sì, la pomata e anche qualche massaggio ben fatto. Hai fatto pace con Renzo? Se bastasse questo per risolvere una crisi coniugale. Ma non ti preoccupare, per te è ancora troppo presto. O è troppo tardi. Insomma, cerchi di capire, prof.
Saranno pure discreti, ma mi seguono dappertutto. E poi io sono un contestatore, non posso avere una scorta. Allora adesso vai al banco e finisci il tuo tema, se no te lo do io un buon motivo per contestare, dai. Ragazzi, avete ancora un'ora per fare il tema, eh? Ah, Giulia, puoi venire un secondo? Devo chiederti una cosa. Tu sei una grande ammiratrice del DJ Sandokan, vero? Sì. Sai per caso dirmi se è libero o se sta con qualcuna? Perché le interessa? Sì. No, sì, mi interessa, ma non per quello che immagini tu. No, so che c'è anche lui nel video a cui tieni tanto. Sì. Mi domandavo se mi potevi dare qualche informazione. Sandokan mi aveva detto che ballo molto bene e se gli faceva avere un mio video l'avrebbe mostrato a un suo amico impresario. Ma adesso che ho di nuovo il DVD lui non riesco più a trovarlo. Detto fra noi, non penso che tu abbia perso chissà che occasione, eh. Ah, comunque Sandokan stava fino a poco tempo fa con una cantante emergente. Una certa Perla Testi, una stronza che l'ha mollato per un batterista. Uno grande, come lei. Stavi per dire vecchio? No. Sì. Dai, finisci il tema. Però ci parliamo dopo la scuola un secondo. Questo è per lei da parte nostra. Per me? Grazie, bellissima. A me queste cose mi commuovono. Le tortorelle. Sono due piccioncini. Ah, piccioncini. Piccioncini. Comunque ero venuto per dirvi che abbiamo trovato la macchina del DJ in centro, aperta e con le chiavi inserite, ma senza segni di scasso. Grazie, vi raggiungo. Queste siete voi due. Torre, grazie, vi raggiungo subito. Grazie, signorina. È bellissimo, però. Amore, ho preso un centrotavola bellissimo, devi vederlo, assolutamente. Ma no, non c'è bisogno, sono sicuro che va benissimo. Senti, però ora devo lavorare. E non mi dai neppure un bacino? Certo che te lo do. Il telefono. Non risponde. Devo almeno vedere chi è. Scusa. Pronto? Gaetano, sono io, ti disturbo? No. No, no, non mi disturbi, dimmi pure. Volevo dirti che una mia allieva mi ha dato delle notizie interessanti su una ex fidanzata del DJ Sandokan, una certa Perla. Perla? Perla come? Ce l'ha un cognome? Ho tutto, indirizzo, numero di telefono, tutto. Ma smettila. Smettila? No, 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 non diceva a te. Con chi stai parlando? Se vuoi il numero di questa Perla, vai a prendere Nino e ci troviamo alla scuola dei bambini, eh? Ok? Va bene, a dopo, ciao. Allora, con chi stavi parlando? Ma quanto sei bella. Ma quanto sei bella. Professoressa, buongiorno. Oggi sono venuta io a prendere Nino. Salve Roberta, è un piacere vederla. Ciao mamma. Ciao amore. Ciao Roberta. Noi ti aspettiamo all'uscita. Ok. Aspettatemi, venga anch'io. Beh, un gran giorno si avvicina. Eh sì, non vedo l'ora. Ho preso un abito veramente sexy. Sono sicura che a Gaetano piacerà moltissimo. Eh sì, sono sicura anch'io. Chiaramente aspettiamo anche lei e suo marito. Ma dove, al matrimonio? Certo, con Gaetano siete così amici. Poi sono sicura che a lui farà molto piacere. No, mi faccia capire, perché lui non lo sa. Cioè, non è stato lui a dirle di invitarci. No. Perché? C'è qualche problema? No, insomma, penso di no, lo devo chiedere a Renzo, ma verremo volentieri. Bene. E le patatine? Grazie. Appena arriva il commissario. Ah, eccolo. Commissario, le porto il solito? Grazie. Camilla, so. Scusami. Ciao. Non c'è stato niente da fare, è voluta venirci lei a prendere Nino. Nessun problema. Però siccome tu te la prendevi comoda, ho telefonato io a Perla. L'hai chiamata tu? Sì. Ma tu non... Questo è l'indirizzo e il numero di telefono, aspetto una tua chiamata. È una bravissima ragazza, però prego. È anche terrorizzata. No. Terrorizzata da chi? Da Sandokan, che ha lasciato qualche mese fa perché era troppo violento e troppo drogato. Ma soprattutto è terrorizzata dal suo spacciatore. Beh, però... Che non sa come si chiama. Però dice che è una bestia e che Sandokan fa tutto quello che lui vuole. Insomma, quei due sono capaci di tutto. Sì? Commissario. Ah, Ferrari, dimmi. Volevo informarla che la scientifica non ha rilevato impronte sulla macchina di Sandokan. Ah, va bene, arrivo subito. Ciao, ciao. Sull'auto di Sandokan non sono state rilevate impronte. Ma com'è possibile? Allora le hanno tolte. E che ne so? Però scusa, perché pulire la macchina
se il cadavere di Danca non è stato spostato, perché Danca è stata uccisa in casa, no? Camilla, per favore, mi scoppia la testa. Vabbè, prendi un antidolorifico. Poi scusa, tu non credi che ci possa essere in giro un altro cadavere? Per esempio, lo spacciatore. Camilla, ti ho detto che mi scoppia la testa, per favore. Vabbè. E poi devo andare via. Mario, me lo segni? Certo, commissario. Noi ci sentiamo, eh? No, ci vediamo sabato in municipio. Ma perché? Vieni anche tu. Sono stata invitata. Oh, madonna. Devi calmarsi, altrimenti non riuscirà a trovare quello che cerca. Ma se non so nemmeno di avercela. Ciao, mamma. Camilla, ti devo parlare. Ecco, mamma, se per caso mi devi parlare di Renzo, ti pregherei di lasciar perdere, perché... Amedeo mi tradisce. Sta improvvisa scritta. Amedeo ti tradisce, ma no. Sei sicura? No. Ma me lo sento. Oddio mio, sono gelosa e non so neppure perché. Dici che è tuo padre che mi punisce dal cielo. Ma mi sembra che il tuo senso di colpa sia totalmente fuori luogo, Che vuoi dire? Voglio dire che... Primo, Amedeo non ha occhi che per te. Secondo, un po' di gelosia non guasta mai. Terzo, smettila di sentirti in colpa perché sono troppi anni che fai la vedova. Forse hai ragione tu. Ho solo paura di essere felice. È una paura che abbiamo in molti. Oh, non ti ho neanche chiesto come va il ginocchio. Benino. Meglio. Che cosa? Si può sapere perché l'ha invitata? Scusa, ma perché non dovevo? Di regola ai matrimoni non si invitano gli ex e gli amanti in carica. Camilla rientra forse in una delle due categorie? No, non rientra. Zio, può venire qui un minuto, per favore? È meglio se vai dal bambino. Ha chiamato tua sorella. Ma che fanno? Loro vengono al matrimonio? No, non ce la fanno. Voleva solo notizie di Nino. Ma tu pensi che almeno per la luna di miele verranno a riprenderselo il bambino? Quale luna di miele? Quella che sto organizzando, amore. Roberta, ne riparliamo dopo, Zio! Allora? Arrivo! Dopo. Che c'è? Sei ancora sveglio? Stavo pensando. A che pensavi? Sai, Livietta un po' mi piace. Ho anche provato a baciarla. Ma secondo me non sono molto bravo. Ma sai, baciare è una cosa talmente naturale che poi con il passare del tempo verrà facile anche a te. Hai provato a baciare Livietta? Sì. Roberta stamattina mi ha detto che hanno chiamato papà e Francesca, è vero? Sì, è vero, volevano salutarti. Però peccato che non sei riuscita a parlargli. Ma quando tu ti sposerai, farai dei figli? Mi piacerebbe. Però non lo so. Ok, lo chiedo a Roberta. Tanto decide sempre tutto lei. Torre, dimmi, nel Tevere? E siete sicuri che sia proprio lui? Ho capito, ciao. Chi è morto? Nessuno. Allora chi hanno trovato nel Tevere? No, era Torre che mi chiedeva informazioni per andare a pescare. Di notte? Di notte, sì, appunto, è notte. Ciao, dormi. Dormi, No, leggo. Ecco, leggi. I fuochi d'artificio. Sì, ce l'hai presente, i fuochi d'artificio? Quando fanno... un bacio vero dovrebbe fare più o meno questo effetto. Sai, papà, a me Nino un bacio me l'ha dato. Però i fuochi d'artificio mica li ho visti. Allora vuol dire che non era un bacio vero, sennò si faceva. Oppure, come io un po' sospettavo, forse Nino non è proprio la persona più adatta per farti provare quella bellissima sensazione di quindi se ci vuole riprovare, se ci riprovasse, se dici no, perché non essendoci fuori d'artificio, anzi io credo proprio che... Sara, sono la professoressa Baudino, ci sono un paio di cose di Alex che vorrei dirti. Lorenzo Termini non è morto per annegamento, ma in seguito a un arresto cardiaco dovuto a un cocktail di coca e alcol. Quindi Sandokan è morto prima di finire nel fiume e qualcuno deve avercelo trasportato con una macchina. Camilla aveva ragione. È possibile. Buon lavoro, commissario. E cerchi di non rovinarsi le nozze. Ma lo sa anche lui. Dottor, ma perché non volete che la gente lo sappia? Non è che ci avete dei dubbi? Ma no. Perché la cerimonia è domani. E mica potete mancare alla parola data. L'importante è che non manchi tu. Serve testimone. Commissario, scusa. No. Nel suo ufficio sono arrivate Eva e Stella Bertani. Io? Ne vogliono parlare. Calmati. Dottor. Ma chi è? È successo un fatto molto importante. Un anello.
di diamanti, prezioso, molto. Lo tenevo nel cassetto del mio scrittoio. E adesso è sparito? E quando se n'è accorta? Questa mattina. L'ultima volta che ha visto l'anello, si ricorda per caso se era prima o dopo la morte di Danka? Credo fosse dopo, anzi no, ne sono sicura. Il giorno dopo la morte di Danka l'anello era ancora nel cassetto, sì. Scusate, sono appena arrivato da Milano e la portiera mi ha detto che eravate qui, ma come stai, Stella? Bene, io sto bene, ma è successa un'altra cosa orribile. Sì, sì, ma adesso andiamo a casa, su, resta Eva qui, dai. Ci scusi, commissario. Prego. Non le ha neppure chiesto dell'anello. Deve capirlo. L'anello è sparito davvero, ma purtroppo non è la prima volta che mia madre perde qualcosa e dice che gliel'hanno rubata. Posso andare? Prego. Un anello prezioso. Un anello. Oddio, gli anelli. Mi sono dimenticato di andarli a ritirare. Porca miseria. Dai. Martello, piano che è delicato. Mi raccomando, che ci sente. No, non è possibile, il commissario. Addio sorpresa. No. Non ditemi che questo... Allora, commissario, questo era il suo regalo. Volevamo nasconderlo e portarlo a casa domani, ma purtroppo... Ma non ci posso credere. Non dovevate. Ragazzi, scusate, ma mi chiude la gioielleria. Io devo... Siete magnifici, siete fantastici. Grazie, Magnifici! Dovevamo portarlo stamattina presto. E non mi è suonata la sveglia, ispettore. Sbardella, forza, aspetta, che tanto la frittata aspetta, è fatta. Aspetta, allora è vero. Hanno cercato di ucciderti. Sì. Non hai avuto paura? Quando ho deciso di collaborare sapevo di correre dei rischi. Però la polizia aveva bisogno di me. Allora non sei un vigliacco. Io amo te, Sara. Con Danka è stato come un addio. Ah sì? E tu è così che dici addio? Meglio che stai zitto. Io ti amo. Ti amo da morire. Professoressa Baudino, scusi, le devo chiedere un consiglio. Siccome ho finito di scrivere l'articolo, ma mi manca la conclusione, ora, secondo lei, per un professore, qual è la cosa più importante per essere veramente bravo? La vocazione, preside. La vocazione. La vocazione. Dunque, l'ipotesi potrebbe essere questa. Sandokan conosce Danka in discoteca, scopre che presta servizio da gente molto ricca e lui ha sempre bisogno di soldi per comprarsi la droga. In qualche modo riesce a procurarsi una copia delle chiavi di casa Bertani e comincia a studiare il giorno che secondo lui in casa non c'è nessuno. Sabato scorso decide che il giorno giusto si introduce a Villa Bertani e ruba l'anello. Ma la signora Bertani non ha detto che l'anello è sparito dopo la morte di Danka? Piccolo, forse non te ne sei accorto, ma la signora Bertani non è del tutto attendibile. La riprendiamo. Sandokan è nell'appartamento, ma non sa che Danka è in camera sua insieme ad Alex. Danka sente rumori, esce in salotto e riconosce il ladro. Lui le dice di stare zitta, poi le dà uno spintone. Lei cade, batte la testa, muore. E lui scappa via tenendosi l'anello. E poi che succede? Beh, dopo aver tentato di intimorire Alex, Sandokan, vendendo l'anello, si compra della droga. Se la spara tutta e muore d'overdose. Oh, bravo, dottore. Siete il Maradona del calcio balilla. Comunque, dopo che Sandokan è morto, qualcuno, forse lo spacciatore, prende Sandokan e lo butta nel Tevere. Solo che noi adesso dobbiamo cercare di capire chi può essere questo spacciatore. Per me il Nanucci. Vabbè, magari un po' azzardato, però almeno interrogatelo. E tu che ci fai qui? Niente, dovevo parlarti, ma vedo che sei molto occupato. Beh, visto che è quasi l'ora di uscita, possiamo andare a prendere i bambini insieme. Ok. Dottore, noi possiamo fare una partita? No. Me l'avete regalata a me, scusa. Il biliardino è mio. Stai scherzando. Forza, voi due contro di me, dai, dai. Forza, giochiamo. Il tuo ragionamento non fila. Come faceva Sandokan a sapere che Alex era nella stanza di Danka? I giornali ne hanno parlato solo dopo che il DJ era morto. E poi come faceva andare a colpo sicuro a prendere l'anello nel cassetto? Avrebbe dovuto dirglielo Danka, ma lei non era il tipo. Camilla. E poi c'è Nanucci, che è sicuramente coinvolto. Nanucci è sparito e la sua donna pure. Ah. Comunque gli abbiamo messo la casa sotto controllo. Sì, però io non capisco. Camilla, non devi più occuparti di questo caso. Perché? Perché te lo chiedo come regalo di nozze. Come regalo di nozze? Cioè tutti chiedono una zuppiera d'argento e tu chiedi questo come regalo di nozze? Ciao Olivietta, ciao Nino. Ciao. Eccoli. Ciao mamma. Ciao amore. Ciao. Ciao Cino. Come va? Allora, andiamo.
Zio, posso invitare anche Livietta al matrimonio? Può venire anche mia nonna, che a lei i matrimoni piacciono tanto. Amore, non se ne parla proprio, no? Ma sì, certo, venite tutti. Almeno ci sarete anche voi a darmi manforte. Va bene, grazie. E quindi vogliono che ci sia anche tu, nonna? Ma io vengo molto volentieri. Allora, come sto? Che dite? Molto bene. Davvero? Grazie. Manca un pezzo, però. Come mi sta, nonna? Prova anche qualcos'altro, ciao, no? Ciao a tutti. Io devo avvisarvi che domani non potrò accompagnarvi al municipio. Il mio socio Passarelli mi ha preso un impegno a Milano e non credo di rientrare prima del pomeriggio. Nel pomeriggio? Passarelli è nato apposta per rovinarmi tutto. Wow, mamma, così sei bellissima. Sì? Davvero. Tu cosa dici? Ti piace? Sì, sì. Stai bene, sì. Te lo ricordi? Ce l'avevo il giorno che ci siamo conosciuti. Me lo ricordo. Però, scusa, con tutti questi svolazzi non credi che si noterà troppo? Non è che sei tu la sposa. Secondo me la cosa che si noterà di più sarà la tua assenza, non i miei svolazzi. Vado a cambiarmi. Allora, che dici? Sembriamo due pinguini. Intanto parla per te. E poi perché? Roberto non dorme qui? Avete litigato? No, questa volta no, non abbiamo litigato. Roberta stasera dorme da suo padre in omaggio alla tradizione. Perché teoricamente lo sposo può dormire insieme alla sposa solo dopo il matrimonio. Allora tu e Roberta che vi sposate a fare? Tanto dormite sempre insieme? Beh, ho detto teoricamente. Poi sposarsi vuol dire condividere un progetto di vita, assumersi delle responsabilità, insomma mettere su famiglia, capito? Scusa. Dimmi, Torre. No, meglio domani. Mettetela in galera. Durante la notte avrà modo di rifletterci. Ciao. Quindi se due persone si vogliono bene e vivono insieme, però non si sposano, non sono una famiglia? Sono una famiglia, ma non lo sono di fronte alla legge. E alla legge importa sapere a chi vogliono bene? Senti, Nino, ne riparliamo quando sarai più grande, eh? Adesso togliamoci queste palandrane che dobbiamo andare a dormire. No, 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 aspetta. Dove vai? Arrivo, aspetta. Oh. Ma che fai, bevi la birra? No, la birra la bevi tu, io l'aranciata. Si chiama Dio al celibato, l'ho visto fare in un film. Allora, grazie. No, 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 aspetta, devi dire addio celibato. Celibato, addio. Eh no, perché l'abito me lo metto all'ultimo minuto. Io sono il testimone, mi posso arrivare col vestito tutto scamazzato. Hai ragione, fammi un po' vedere. Ah, roba bellissima, fresco di lana blu, roba inglese. Ecco, questa magari, il testimone non se la mette. Ma perché, così a lei? Poi questo è un regalo di Giulietta. E allora chiama Giulietta e fatene portare un'altra, no? Purtroppo Giulietta non viene perché c'è il raffreddore. Pure lei, come la madre di piccolo. Ma che c'è, un'allergia ai matrimoni? Meno male che io sono vaccinata. Che mi dice? L'ha ritrovata la parola? E che vedevo di? Remo mio, non c'è niente a che fare con quel sandoca. Ah. Allora? Trovato niente in casa? Oh, commissario, com'è bello. Sembra che si va a sposare. Niente, dottore, la casa è pulita. Remo mio, ha smesso qua roba. Sì, ma noi con Remo tuo ci dobbiamo parlare. Quindi, per favore, ci puoi dire dov'è? Boh, speravo che me lo dicesse lei. E di un anello con i diamanti non ne sai niente. Ci vede qualche diamante qua? Signora, parliamoci chiaro. Se ci dice dov'è Nanucci, torna a casa. Se no, torna in galera. Scelga lei. C'è un sacco d'amiche in galera, commissa. Dottore, ha telefonato la signorina Roberta. Dice che non deve ritardare. All'altare non l'aspetta. Io mi vado a cambiare. Allora è vero che sei sposa. Auguri, eh? Oh, mi faccia dei confetti. I confetti. Muoviti, Torre, andiamo. Arrivo, dottore. Carucci. Ma senti, ma è vero che vestito? Prof, ma dove va vestito così? Mi servirebbe la scorta. Non fai meno lo spiritoso. Se mai ce l'hai tu la scorta. No, no, no. Ora che dice Sandokan è morto, non ho più bisogno di nessuna scorta. Però avrei bisogno di un piccolo piacere. Un altro. Si ricorda quel CD di musica rumena? Quello di Danca? Beh, quel pomeriggio me l'aveva regalato. Voleva che lo ascoltassi pensando a lei. Insomma, vorrei riaverlo.
Ma io cosa posso fare, scusa? Non è che magari può parlare con il suo amico commissario? Guarda, il mio amico commissario oggi ha proprio tutt'altro per la testa. E comunque io penso che alla polizia quel CD non interessi. Ma scusa, perché non vai direttamente dai Bertani e non te lo fai ridare? Ha ragione. Così questa volta faccio a meno di lei. Allora ci vado subito dopo scuola. Ah, scusa un secondo. Ti ricordi quella voce maschile che hai sentito a casa dei Bertani il giorno dell'omicidio di Danca? Che cosa diceva? Diceva zitta, zitta. Nient'altro? No. Però, ora che mi ci fa pensare, ha detto anche non è niente, zitta, zitta, non è niente. E ti ricordi se aveva un'inflessione dialettale, qualche accento? No, nessun accento. Ma proprio non me lo vuole dire dove sta andando vestita così. A un matrimonio, mi fai anche fare tardi. Bellissima. Comoda. Dottore, ma che ci fate qua da soli? Gli altri sono già tutti andati via. Che bella cravatta, Torre. Veramente? Lo sapevo che a voi vi piaceva. Solo che adesso mi dovete dare gli anelli e dobbiamo correre. Vi ricordate come ci insegnavano al corso di tiro? Quando cacci fuori la pistola, devi sparare senza esitazione, altrimenti... 90 su 100 ti fa fuori l'altro. Mm. O l'altro. Sono pronto. Tanto dovete solo dire sì. Sono proprio l'amicizia che mi lega da anni alla famiglia di Roberta Marsili, al padre Alberto e alla madre Elisabetta, e l'ammirazione che nutro per la nostra Polizia di Stato a rendermi molto fiero di celebrare questa unione. E ora, prima di pronunciare le fatidiche parole di rito, invito tutti i presenti a un attimo di dovuto raccoglimento. Adesso lo spengo appena lo trovo. Sarebbe ora. Professore, appena lo trovo. Così possiamo andare avanti. Eccolo. Pronto, prof. Deve chiamare il suo amico commissario subito. Alex, dove sei? Cosa stai facendo? Oddio, scusate. Sono davanti a casa dei Bertani. C'è un uomo che assomiglia a quello della foto che sta bloccando la figlia davanti al portoncino. Lei non vuole parlare, ma lui la sta minacciando. Ma quell'uomo ti ha visto? No, scusa. Ecco, adesso lui l'ha spinta dentro. Sono entrati. È in pericolo, ne sono sicuro. Deve fare subito qualcosa. Prof. Alex. Pronto, prof. Alex. Ma che sta facendo? Scusate, ma come avete sentito, è un'emergenza. È un'emergenza. È un'emergenza. Gaetano, tu mi stai sposando. È questa l'emergenza. Amore mio. Scusate. Ma allora se ne va davvero. Dottor, che fa? Non la sposo. Andiamo. Più. Forza, ragazzi. Torna subito di lei. È un ordine. Ma no, Robby. Sono i commissari a dare gli ordini. Forse è il caso che vada anch'io. Mamma, pensa tu ai bambini. Va bene, tesoro. Sì. Ah. Aspettatemi. Aspettatemi. Posso stare tranquilla. Siamo pronti, dottore, eh? Bene. Meno male che è arrivata. Andiamo. Fermo! Vieni avanti con le mani in alto. Ecco qua il nostro Nanucci. Non è come crede lei, eh? Io con la morte da Romena non c'entro niente, eh? Io invece comincio a pensare che tu e Sandokan siete venuti qui insieme... E insieme abbiate finito per ucciderlo. No, vi state proprio a sbagliare. Piccolo. E questo dove l'hai preso? Io vado dalla Pensaci ragazza. Bene, perché a me pare uguale a quello della Bertani. È proprio quello della signora. Me l'ha dato a Eva, la figlia. Me l'ha regalato. E ti ha fatto anche un bel pacco con un bel fiocco. Commissario, la ragazza è in camera con il fidanzato. Le voglio parlare. Ma come col fidanzato? È venuto qui. Non erano come Romeo e Giulietta quei due, scusa? Forse no. Eva, famo scherzi, eh? Ancora parla questo. Piccolo, pensaci tu.
piccolo, potrei parlare un secondo col signor Nanucci? Professoressa, ma questo è un delinquente. Vabbè, voglio fare un test per vedere quanto è delinquente. Test, professoressa, ma che vuol dire? Sarò rapidissima, non lo saprà nessuno. Signor Nanucci, potrebbe ripetere una frase che adesso io le dico, in maniera convincente però. Zitta, zitta, non è niente. Ma che? Dai! Zitta, zitta, non è niente. Più convincente? Zitta, zitta, non è niente. Posso? Camina, Nanucci. Lo riconosci? Non è lui. Non ha detto così. E poi era una voce molto più giovane. Alex, vai a casa. Qui ci penso io. Dove c'è uno spacciatore ci deve essere anche della droga. Quell'uomo mi aspettava. Mi ha aggredita e mi ha costretta a farlo entrare. Scusate. Scusate. Camilla, che stai facendo? Camilla? Camilla, che stai facendo? La mette giù, è mia quella! Droga. E adesso il primo dei due che comincia a parlare almeno dimostra un po' di buona volontà. È stata un'idea sua. Bravo Romeo, un bel inizio. Quel pomeriggio a casa di Eva non doveva esserci nessuno. Così potevamo stare in pace io, Eva e Sandokan, che come al solito ha portato la roba. Ci siamo chiusi in camera di Eva. Sigaretta? Amore, le abbiamo finite. A un certo punto sono finite le sigarette e io e Eva siamo usciti a comprarle. Vieni. Fottiti, sto giocando. E quando siamo tornati l'abbiamo trovato steso a terra. Sandokan, le ho trovate le sigarette. Quando abbiamo capito che era morto siamo andati nel panico. Se i nostri genitori ci avessero scoperti, noi non potevamo rovinarci per lui. E quindi avete deciso di portarlo via? Lo abbiamo messo in un sacco a pelo e lo abbiamo trascinato in salotto. Ma a quel punto Dunk è uscito dalla sua stanza. Noi non sapevamo che era lì. È uscita fuori all'improvviso, pensavamo fosse il suo giorno libero. Ucciso. Tu non hai visto niente, capito? Tu non hai visto niente. Lasciami. Zitta, devi stare zitta. Noi non c'entriamo niente. Non c'entriamo niente. E vi denuncio. Zitta. Zitta, non è niente. Non l'ho fatto apposta. Non volevo che morisse. Due cadaveri ed eravate fatti pure di coca. Abbiamo deciso di liberarci prima di Sandokan e poi di lei. Ma a quell'ora del pomeriggio non ci avevate paura di essere scoperti? Avevo fatto mettere a Sandokan la macchina giù in garage. E per arrivare al garage basta prendere l'ascensore che ci arriva direttamente. Fabrizio ha trascinato il corpo in ascensore. E io sono scesa per le scale per arrivare prima. Sbrigati, sbrigati, sta arrivando una macchina, sbrigati. Avete buttato il corpo nel Tevere, poi è arrivata la chiamata della portiera, per questo avete cambiato programma. Abbiamo abbandonato quella macchina. Siamo passati a prendere quella di Fabrizio. Lui mi ha accompagnata a casa. Il resto lo sapete. Quindi sei stata tu a prendere gli occhiali di Sandokan che Alex aveva visto. E siete stati voi a cercare di investirlo. Quando abbiamo saputo che Alex era nella stanza di Dunk, abbiamo cercato di fargli paura. Avevo ancora le chiavi della macchina di Sandokan. E qui entra in gioco il Nanucci. Era lui che aveva procurato la coca a Sandokan. E quando si è saputo del ritrovamento del corpo, gli è bastato fare 2+2 con l'omicidio di Dunk. Aveva capito tutto e ha cominciato a ricattarci. Allora io ho rubato l'anello a mia madre, ma non volevo darglielo. Sarebbe stato solo l'inizio. E oggi è venuto qui e se lo voleva pigliare con le buone o con le cattive. Eva. Commissario, ma che succede? Avvocato, arriva proprio in tempo. Se accompagnerà i ragazzi in commissariato avrà il piacere di riascoltare la storia da loro. Però prima, torre l'anello. Lo restituisca a sua moglie e credo che le debba anche delle scuse. Oh. Otti, hanno lasciato qua. Tutto al matrimonio. E allora stai aspettando me per la passeggiatina. Povero Potti, povero. Ecco qua, povero. Oh, non c'è stato nessun furto a casa di Passarelli lì. Ma perché mi ha dato ste carte a me? Perché ha voluto le tenessi io? Ma che Camilla c'ha ragione, che ci starà dentro a ste carte? Andiamo. Venite
Lorenzo, sono io, Andreina, ti volevo dire. È tutto a posto, le vie qui da me, non ti devi preoccupare. Che mi devo preoccupare? Di che cosa mi devo preoccupare? Solo di questo, già c'ho i pensieri. Ma questa non si doveva sposare. Che cosa dirai, Roberta? Comunque è stata un'emergenza. Se vuole sposare un poliziotto deve tener conto anche di questo. Ma magari non dirglielo in maniera così brusca. Ti devi sposare, sposati. Il giorno del tuo matrimonio, il giorno più importante. Che ci fai qua? E di Eve e Fabrizio che ne sarà? Li terranno in un centro di disintossicazione in attesa del processo. Quanto al Nanucci, a quello il carcere non glielo toglie nessuno. Ah, dimenticavo. È musica rumena. È per questo che Alex è andato dai Bertani, vero? Sì. Ciao Alex, ricordati di me qualche volta, Danca. Come un addio. Vedrai che Roberta capirà. Ah, carini. Se n'è andata? Sì. Si è portata via pure le foto? Sì. Ha lasciato detto qualcosa per me? Sì. Mi sa che questa volta la sorpresa gliel'ha fatta un po' grossa. Distrutta dagli eventi? Insomma, niente matrimonio. Non sei sposata? No, non sei sposato. Tu come fai a saperlo? E tua madre mi ha fatto un resoconto abbastanza dettagliato della cerimonia. Mi dispiace per Roberta. Povera. Però intanto abbiamo risolto il caso. Avete risolto il caso? Vabbè, no. Gaetano... No. Avete... Abbiamo, esatto. Insieme risolto il caso. Oh, bravi, congratulazioni, complimenti. Però il problema resta, ed è sempre lo stesso, ormai, immutato. Tu continui a voler giocare al poliziotto e il poliziotto continua a voler giocare con te. È tutto falso. Non dire è tutto falso. E comunque io vorrei un bacio. Ecco. Come lo vuoi? Vero? Finto come quelli del cinema? Passionale, avresti come quello che ti ho dato quando hai messo questo vestito per la prima volta. Così, un bacio così. Ah, ho capito. Perché non torni a dormire qui? Io non tornerei pure, ma non... che con un bacio, anche se poi ci abbiamo la pausa di riflessione e anche se risolvi tanti casi, il nostro caso, il mio almeno, non è ancora risolto. È un caso piuttosto difficile. Ma stai zitto.